Stasera abbiamo organizzato questo tavolo attorno al quale si sono ritrovati i partiti politici, per la verità non tutti, e questo lo dico con rammarico. Mi auguro che nelle prossime ore ci possa essere ulteriore condivisione da parte di tutte le forze politiche della città. L'ex sindaco, gli ex assessori, consiglieri comunali e le sigle sindacali. Erano presenti l'UGL, la CISL e la UIL. Purtroppo anche qui devo registrare l'assenza della CGIL. Mi auguro anche in questo caso che si possa trovare una strada che permetta nelle prossime ore di lavorare in maniera sinergica. Per affrontare che cosa? Per affrontare il tema delle società partecipate del Comune di Reggio Calabria, che è un tema ormai su cui la città si confronta da diverse settimane e che riguarda il futuro di due società, in particolar modo la Regas e la Regis, che svolgono attività a favore dell'amministrazione comunale e quindi dei cittadini di assoluto livello. E poi c'è il problema dei livelli occupazionali, quindi noi non possiamo consentire che attraverso dei percorsi non comprensibili che i commissari stanno mettendo in atto si possa mettere in discussione tutto ciò. Ecco da dove è nata l'esigenza di far sedere attorno al tavolo tutti i soggetti che hanno un ruolo in città per individuare dei percorsi alternativi da sottoporre all'attenzione dei commissari. Prossime tappe, speriamo che ci siano, maturino questi incontri a vari livelli su cui stiamo lavorando, che si possa giungere alla determinazione di bloccare questa procedura che a mio parere non è una procedura obbligatoria per legge e che quindi può essere modificata. Mi auguro che nelle prossime ore, nei prossimi giorni possano maturare queste situazioni che consentano di bloccare questo iter, che sarebbe un ulteriore danno per la città.